Le parole dicono: a tutti coloro che amano è dato il dono della gioia e la libertà per sempre. Dobbiamo sempre capire che cercare Dio non è un atto filosofico. Non importa a Dio quanto noi sappiamo, è il cuore solo che può capire le verità. Quindi nella meditazione apriamo il cuore a Dio e sentiamo la sua... Voglio leggere da affermazioni per l'autoguarigione sul guadagno. Il denaro dovrebbe essere visto come un flusso di energia, non come qualcosa che può essere accumulato. Quando viene trattato come una realtà materiale, infatti blocca il nostro flusso creativo. Il denaro, come la materia, è semplicemente energia congelata. È l'energia che crea la materia. È l'energia che incessantemente la muove, la trasforma e la dissolve. La materia, quando non è toccata dall'energia, è inerte. Se hai bisogno di aumentare i tuoi guadagni, sappi che l'energia che metti in moto per ottenerli è più importante di qualsiasi progetto specifico che tu faccia. L'energia attrarrà le opportunità. Ricarica la tua energia alla sua sorgente cosmica e tutto il denaro che ti occorre sarà sempre tuo. Affermiamo insieme: il tesoro dell'infinito è mio. Poiché la sua ricchezza è energia, e io sono energia. Il tesoro dell'infinito è mio. Poiché la sua ricchezza è energia, e io sono energia. Il tesoro dell'infinito è mio. Poiché la sua ricchezza è energia. E io sono energia. Preghiamo insieme. O fonte potente di luce infinita, dai cui zampali sono nate le innumerevoli galassie. Nelle tue acque purificami. Dalle mie ambizioni terrene. Fa che io mi bagni nei raggianti vortici della tua energia. Tu sei la mia ricchezza. Tu il mio tesoro. Tu la mia sicurezza. Om Shanti. Amen. Adesso una lettura delle scritture. Buongiorno. La lettura di oggi si intitola Azione o comunione interiore? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. La scorsa settimana abbiamo esaminato la famosa storia di Marta e Maria. Tradizionalmente, questa storia è stata utilizzata per indicare i due approcci classici alla liberazione. Il primo attraverso l'azione e il secondo attraverso la preghiera. Le Marte di questo mondo si sono sempre scusate dicendo: «La Chiesa ha bisogno anche delle sue Marte».
Sono stati scritti inoltre interi trattati per giustificare l'approccio di Marta alla religiosità, lodando il suo sacrificio come, forse, una dimostrazione ancor più elevata di devozione. È così che nella religione le persone che non meditano cercano di giustificare se stesse. Tuttavia, rimane il fatto che Gesù rimproverò Marta. In altri punti del Vangelo, inoltre, egli parlò della virtù dello sfamare gli affamati, del guarire gli ammalati e del dare alloggio ai senza tetto. Gesù, quindi, non disapprovava il servizio altruista. L'atteggiamento sbagliato era l'oggetto della sua critica. Ciò che egli criticava era l'aver dimenticato il vero obiettivo della giusta azione spirituale. Le buone azioni esteriori, senza la comunione interiore con Dio, produrranno buon karma, ma non porteranno alla libertà finale da ogni karma. Il sentiero che conduce alla libertà interiore è stato descritto da Paramahansa Yogananda con queste parole: «Sii sempre calmo nell'azione e attivo nella calma». Come afferma la Bhagavad Gita nel capitolo secondo, «Colui che non è turbato dall'ansia nei momenti di dolore, né è euforico nei momenti di piacere». Colui che è libero da desideri egoistici e dalla rabbia e dalla paura che ne conseguono. Questo è un uomo dal saldo discernimento. Compi il tuo dovere nella vita, consiglia questa grande scrittura in un altro passo, ma non perdere mai di vista colui al quale tutte le azioni dovrebbero essere dedicate. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Grazie. È importante sapere che sia nel lavoro sia nella meditazione possiamo ugualmente arrivare a Dio se diamo tutto a Lui. La cosa importante è di non essere attaccato, e la Bhagavad Gita spiega anche il segreto di questo non attaccamento, cioè nishkam karma. Cioè, cosa vuol dire? Di non essere attaccato alle risultate. È molto importante. L'uomo mondano direbbe, certamente, ma se non sono interessato nelle cose che faccio, allora come fare? E se non sono attaccato alle risultate, allora diventerò apatetico. Non è così proprio. Ho incontrato uno yogi di 132 anni, quindi aveva qualcosa, certamente spiritualmente, per arrivare a un'età così vecchio. Però sì, lui mi ha detto una cosa sbagliata. Ha detto, quando tu, mi ha detto prima, non godere niente. Io ho detto, ma quando tu vedi un bel tramonto non devi godere? No, niente. Ma che via seca. Yogananda ci ha insegnato, e anche la Bhagavad Gita ci insegna, di godere tutto, però in Dio. Quando tu vedi un bel tramonto, non pensare che bello il tramonto, pensa alla gioia. Figurati, c'è una cosa che tu devi sempre renderti conto, che la gioia che tu senti, sia nel tramonto, sia nel cibo, sia in qualsiasi cosa, viene da dentro. Una tartaruga guardando un bel quadro di Leonardo, diciamo, da Vinci, penserebbe forse solo se sarebbe bene per mangiare. Non ha nessuna potenzialità di godere. Noi abbiamo questa potenzialità, e questa potenzialità che dà la gioia, non è quella cosa, è la nostra reazione. La gioia, la sofferenza è sempre dentro di voi. Il segreto
di non mai soffrire e di sempre rimanere in gioia e di portare tutto dentro di te, di realizzare che tutto dipende sulle tue reazioni. Cioè, tutto è neutro, niente è positivo o negativo, nel senso di bello, brutto, gioioso, penoso, niente. Dipende soltanto su di te. Un microbo penso che non può soffrire nemmeno godere. Noi diciamo in inglese happy as a clam. Felice come un, how do you say, clam? Ok. E io penso che un, cosa ha detto? Non è capace di essere felice. Essere felice non significa soltanto non soffrire, è veramente una cosa che sale da dentro di voi. Mi ricordo perché dall'infanzia quasi ho cercato la verità. È strano dirlo, però è stato così. Però ho cercato in molti modi ed è molto importante questo mio viaggio in questo senso. Perché ho cercato in tutti i modi che posso immaginare e trovare la completezza interna, per la scienza, per la politica, per la filosofia, per l'arte, per la musica, per tutti i modi che potevo sentire e capire. E ho sempre visto due cose. Che quando mi ricordo in università, mio compagno nella camera dove vivevo mi ha detto una volta: ma perché pensi tanto, basta con questi pensieri. Ma ero follo con desiderio di capire che cosa è la vita. Io stavo guardando, sì, sempre pensando, ma era troppo, era ridicolo, so, ammetto, però era così. E alla fine ho capito che tu non puoi arrivare a quello che cerchi se non c'è questa parte del cuore. Uno scienziato può capire tutte le cose mentalmente, però manca la comprensione del cuore, quindi non importa niente. Io posso sapere se, infatti adesso sappiamo, che l'universo non è soltanto queste stelle che vediamo, è infinito. Quando io vi ho detto parecchie volte qui, quando ero un bambino nella scuola in Inghilterra e un insegnante mio ha detto: ma tu sai che ci sono non soltanto questo sistema di stelle che vediamo, ma ci sono forse due o altri sistemi. Ed era sbalordente questo. Ma adesso in questa mia vita hanno capito che ci sono 100 miliardi. E se tu prendi, ho una foto infatti, fatto da, se tu pensi a un pezzo del cielo, così piccolo, tu vedi in infinità, in questo piccolo pezzo di cielo, infinità col telescopio Hubble nell'universo. L'universo è enormemente grande, non si può parlare della grandezza allora. Però la verità è, e questa è la bella cosa, centro ovunque, circonferenza non esistente. Tu sei il centro della galassia, tu sei il centro dell'universo. Tu devi capire che più tu puoi capire te stesso, più tu capirai tutto. E se tu vuoi capire gli altri, perciò ho detto questo nella meditazione prima di questo, che più tu sei centrato in te stesso, non egoisticamente, ma al tuo centro di essere, più tu potrai capire gli altri e le cose. Io sono arrivato al punto dove ho capito che io devo capire con intuizione, non bastava questo intelletto. Non mi ha dato quello che cercavo. Infatti sono arrivato al punto dove ho capito che io ero felice quando ero bambino, perché non sono felice adesso. E voglio tornare a quell'innocenza, voglio tornare a quella fanciullezza,
non pensare che niente dipende sul mio ragionamento. L'universo non sta aspettando affannato che io risolva i problemi dell'universo. Esiste, se io sono o no, non sono. E noi dobbiamo capire allora, lo scienziato può capire tutti i fatti dell'atomo, però fino a quando non può diventare l'atomo, non può capire. E c'è soltanto un atomo che tu puoi capire, questo tuo essere, è un atomo. Sai dove tu sei centrato in questo corpo qui? Nel, come si dice, medullo? Medullo allungato. Prima di morire spero di imparare questo. Tanti anni sono in Italia e ancora cerco di conoscere. Allora, questo è il centro. Tu vedi che una persona molto arrogante, perché c'è l'attenzione qui. E sai che c'è la linea tra il genio e la pazzia, è molto fine. Perché con genio c'è molta più energia che va al cervello, e se lui è arrogante, egoista. E se lui è così, allora l'energia si ferma qui. E tu vedi quando uno è troppo piaciuto con i lodi degli altri. Si vede, con questo può andare alla pazzia, no? È così. E molti geni sono stati. Un'altra cosa molto interessante, quando i geni di musica, diciamo, letteratura, qualsiasi genere, erano non tanto importanti nella società, non c'era tanto ego quando abbiamo visto nel secolo XIX. Sai perché? Perché con questo risveglio della rivoluzione industriale, diciamo, e il risveglio della ragione e tutto, e gli artisti hanno pensato, ma noi siamo speciali, e con questa specialità. E così tu vedi Hugo Wolf, Schumann, e molti sono diventati pazzi per questo egoismo. Molto meglio se un artista e un creatore pensa umilmente che lui fa tutto. Ed è questo infatti il segreto di fare tutto bene. Sappi che Dio fa tutto. Lui lo fa comunque, anche se tu pensi che lo fai tu. Non puoi fare. Non puoi fare niente. Lui ti ispira. Però tu pensi, è mia ispirazione, mio, non ti cade. Ma io mi ricordo perché volevo essere scrittore e pensavo di essere poeta e drammaturgo, e questa era la mia aspirazione allora quando ero giovane, e non mi è venuto niente. Guardavo una pagina, pagina 1, capitolo 1. E non potevo capire niente. Però una volta che ho incontrato Yogananda, e mi ricordo, perché ero arrogante intellettualmente, devo ammetterlo, però non mi piaceva. Ero stanco con questo atteggiamento, però non è facile cambiare le abitudini. E lui mi ha sempre detto di, ma non pensare così, pensa alla devozione. E più che ho cantato per ore a Dio e ho meditato, più ho sentito questo amore che cresceva nel cuore, più ho sentito libero, più ho sentito che potevo fare, potevo capire. Veramente non, la comprensione e la saggezza non ti vengono per ragionare. La ragione è importante, sì. Però dobbiamo anche sempre, invento una parola italiano dall'inglese, cercare, cioè controllare i sentimenti, il senso nel cuore. Qui tu saprai che se è giusto o no. Avevo questa buona fortuna nel mio ricerco intellettuale.
capire che se non c'era qualcosa nel cuore che mi diceva sì, non potevo accettare, perché era un gioco mio da fanciullezza anche, giocare con la ragione, inventare ragioni palesemente ridicole per dimostrare una cosa che ovviamente non era vera. E l'ho fatto per farmi capire quanto è falso dipendere troppo sulla ragione. La ragione può portarti qui, anche qui. Essere giusto, essere falso, si può giustificare tutto. Leggi i libri di Jean-Paul Sartre, è un buon esempio di questa assurdità. Ha usato una mente molto intelligente per dimostrare le cose ridicole. Infatti ha detto, per esempio, che l'uomo è una volontà assolutamente libera. Questo è un premizio. Premizio si dice? Premessa. Era il suo premessa. Poi su questa premessa ha scritto un lungo libro. Alla fine ha detto, e adesso ho dimostrato che la volontà è assoluta e libera. Non ha dimostrato niente. È come mettere una bandiera senza un polo. Uno deve dimostrare una cosa prima, non fare un'affermazione e poi dire che tutto afferma quello che tu hai già affermato. Questo è usare la ragione in un modo sbagliato. Io infatti ho scritto su di lui un capitolo in uno dei miei libri, Fuori dal labirinto. Io penso che è un buon libro, sono autore, allora cosa posso dire? Però ho sempre capito che se non c'era questa affermazione del cuore non potevo accettare. E questo, mi ricordo una serata, io stavo in meditazione e ho pensato, ma sono così stanco con questo ego. E ho detto a Dio, io lo do a te, non lo voglio più. E con molta energia, molta forza l'ho buttato fuori dalla mia mente. E mi sono sentito così libero. E dopo ho visto Yogananda fuori e sono andato da lui per la sua benedizione. Lui ha detto, molto buono, bravo. Però è questo l'unico scopo del sentiero spirituale, di capire che tu non sei quello che tu pensi, tu non sei questo piccolo ego. L'ego è soltanto un pezzo di vetro che brilla come il riflesso del sole. La coscienza di Dio è tutto, non si può dire nemmeno onnipresente perché è la sola cosa che esiste. Allora come ha potuto creare questo universo? Ha dovuto sognare. Tutto l'universo è un sogno. Tu sei un sogno, io sono un sogno. E una vita passa così. Adesso, domani avrò il mio compleanno 82, si dice? 82, ok. Vedi, 4-5 anni in India mi fa perdere un po' l'italiano. E guardando indietro, io vedo che quel piccolo ragazzo di 4 anni e adesso è la stessa persona, quel vecchio. Tu sei sempre te stesso, non importa, il corpo può invecchiarsi, ma non te. Tu sei, sai quanto anni hai tu? Non si può parlare di anni. Tu hai la stessa età come Dio. Perché tu vieni da Lui e Lui è la tua realtà. Tu hai vissuto tante vite, miliardi e miliardi di vite. Dice nelle scritture, nella Bhagavad Gita e altre scritture anche, che le anime che escono da Dio quando Lui crea l'universo, sono molti di loro, la maggioranza di loro, stanno ancora vagando nell'illusione. Quando finisce, dopo miliardi di anni, questo universo? Perché Dio espira, ispira. Espira l'universo, ispira l'universo. Uno può chiedere, ma perché Dio ha creato allora?
Non so se Yukteswar ha dato la risposta che lascia qualche domanda a Dio di rispondere quando tu lo trovi, però io ho un altro pensiero. Ho anche un altro pensiero, che la natura della beatitudine è di creare. Allora, con questa natura di creare, è naturale emanare e poi dissolvere, poi emanare, come la respirazione. Noi siamo un piccolo Dio, espiriamo, ispiriamo, facciamo, poi ritiriamo nella notte. Tutto, tutto, se tu puoi vedere le cose con questo punto di vista, è incredibile le cose che Dio può fare tramite te. Io vi ho detto ieri sera che questa musica non è mia, ma una persona mi è venuta dicendo: ma tu sai com'è comporre, tu hai bisogno di comporre. No, non ho nessun bisogno. Infatti 10 anni fa ho deciso che ho detto abbastanza tramite la musica, allora non lo farò più, non ho fatto più. Non, la cosa molto importante nella vita, sì, tu devi lavorare, non basta dire che allora tutto è illusione e allora non faccio niente, perché tu non puoi evitare fare. Tu respiri, il tuo cuore pompa, e tu, quella è azione, tu devi pensare, non puoi dire ma decido di non pensare più. Tu sei attivo e non puoi evitare, quindi la Bhagavad Gita ci ha dato il modo più giusto per trovare il silenzio dell'infinito. Agire nel modo giusto, senza attaccamento. Più tu pensi che questo che faccio non è mio, se tu, quello è un pensiero negativo, però voglio dare una parte positiva. Non basta dire non è mio, di che è suo, e io faccio tutto questo per suo e per la sua gloria, per amore per te, per lui. E così tu troverai che lui può fare cose incredibili tramite la tua vita. Dio ti ha dato una melodia dall'inizio della creazione. Yogananda ha detto che ogni atomo ha la propria individualità. Tu sei non soltanto un riflesso dall'infinito, però come un pezzo di vetro in un vetro colorato, una finestra colorata. Ognuno ha il suo proprio colore, ognuno ha la sua melodia da cantare. E noi non possiamo mai capire o trovare questa melodia quando noi pensiamo soltanto io, perché questo io è soltanto imita, non fa niente da se stesso perché non viene dal suo centro. Quindi di fare le cose che questo si vende bene, allora lo facciamo così. Questo è popolare, lo faccio così. I miei genitori fanno, io lo faccio così. No, pensi a quello che tu senti, non per i desideri, non per attaccamenti, non per ambizione personale, ma per dire soltanto: Dio, cosa vuoi tu da me? Quando sono venuto da Yogananda, avevo un gran desiderio per essere soltanto eremito. E infatti mi ricordo un periodo, era breve però molto intenso, nell'Himalaya, quando sono andato in silenzio e ho meditato e ho capito bene che potrei rimanere lì per tutta la vita con molta gioia, perché Dio mi aveva ispirato tanto che non volevo nient'altro. E uno diventa molto sensibile in quello stato. Quando ho dovuto andare nel villaggio lì di Lohagat, piccolo villaggio, per postare una lettera o qualcosa, non mi piaceva i pensieri intorno a me, perché c'era tanta mondanità, diciamo, tanta irrequietà. Però era una vita che volevo, però era in conflitto con me stesso, perché volevo tanto anche condividere con gli altri.
ho visto che il mondo è così pieno di sofferenza e angoscia e miseria, e volevo dargli le risposte che avevo, alle quali sono arrivato io, che la cosa che tu cerchi non è fuori da te, è dentro di te. Mi ricordo una volta, vi ho detto questa storia, ma è molto bella, che io finalmente dopo cercare, ho capito che quello che cercavo era Dio. Non pensavo a Dio all'inizio, perché pensavo di cercare la verità in ogni questi binari. Però una volta che ho pensato, ma senza Dio niente fa senso, ha senso. E quindi ho fatto una lunga passeggiata e ho chiesto, ma se Dio esiste, che può essere Dio? Non può essere un essere nelle nuvole, può essere un poliziotto, diciamo, che aspetta che faccio uno sbaglio e vai in inferno. Non può essere così. Sai, nella visione di Fatima, la madre ha fatto vedere ai bambini l'inferno. Però una cosa che ho letto in quella visione è che questo fuoco veniva da dentro di loro, usciva dal loro centro. Tutti vivono in questo centro, sono già in inferno, bruciati da passioni, attaccamenti, desideri, ambizioni, tutte le cose che la gente vuole. Tutto questo è un fuoco. E io ho pensato, ma Dio non può essere un giudice per questo. Allora che cosa deve essere? Lui deve essere coscienza. Allora se lui è coscienza, io devo fare parte di quella coscienza, altrimenti da dove viene la mia coscienza? E se io faccio parte di quella coscienza, allora lo scopo della mia vita deve essere più in sintonia con quella coscienza. E mi ricordo che ho deciso quella serata, avevo 21 anni, ho deciso, ma allora devo dedicare la mia vita a questo. E poi ho cercato di meditare. Non sapevo niente. Come meditare quando tu non sai niente? E quando ho trovato l'autobiografia di uno yogi, ha cambiato la mia vita completamente. Era una benedizione, devo ammettere quello. Non tutti hanno quel tipo di benedizione, però evidentemente l'ho meditato in altre vite, perché mio padre era mandato in Egitto. Io devo mandare mia mamma in Egitto e l'ho messo sulla nave. E quella giornata proprio, quando l'ho messa sulla nave, sono andata era a New York, sono andato uptown, come si dice, e ho trovato una libreria, e sono sempre stato affascinato dai libri. Sono entrato lì e ho visto libri sul Vedanta Yoga, la filosofia indiana, e ho trovato l'autobiografia di uno yogi. Ma io sono sicuro che mio padre, non devo dire sono sicuro, infatti lo ha fatto, lui ha fatto tutto per impedirmi, però ero libero. I miei genitori erano fuori e io potevo fare la decisione per la mia vita. Ho preso il primo autobus, 4 notti e 4 giorni a Los Angeles. Le prime parole che ho detto a Yogananda erano: voglio essere il suo discepolo. Non ho mai lamentato quella decisione. Ho visto da allora in poi che la vita ha cominciato ad avere qualche senso, che c'è la gioia nella vita, che c'è la gioia nel servire gli altri, che c'è la gioia. E infatti questo desiderio di servire, aiutare gli altri, di trovare questa coscienza, era un ostacolo assoluto alla vita di eremita. E Yogananda mi ha sempre spinto verso questo tipo di servizio. Ha detto di scrivere libri, di fare conferenze, di tutto quello che ho fatto in questa vita. E devo dire che al mio età non molti possono dire hanno fatto quello che volevano.
io posso dire questo e ne sono molto grato, perché tutto quello che ha fatto, io penso prima non ho fatto niente, è un lavoro di bambino, non è niente, però se aiuta allora sono lieto. La cosa la più importante siete voi. Se io ho potuto in qualsiasi maniera ispirare alcune persone a cercare Dio, ad amare Dio, a voler per voi stessi quello che è l'unico scopo della vita, è la gioia divina, noi viviamo per questo, però pensiamo sempre, ah ma, sì voglio te Dio, ma, e uno fugge troppe volte dalla vita. Mi ricordo quando una volta ho chiesto a Yogananda, ma perché è venuto questo dubbio, ma io sono il suo discepolo per migliaia di anni? E ha risposto, è un bel lungo tempo, non voglio dire più. Io ho detto, ma mamma mia, non volevo pensare che io sono il solo pigro. E ho detto, ma è normale? Lui ha detto, oh sì. La gente viene e poi pensa, ah, forse troverò quello che voglio lì, forse trovo lì, forse nella fama, forse nei soldi, forse tutte le cose che la gente cerca. Ogni volta, sai che tu cerchi, lavori, fai tutto per arrivare al successo in qualche binario o un altro, e alla fine tu vedi che non è niente, diventi deluso. Questa delusione che tutti trovano li porti dentro, no? Ah, non ho riuscito allora. La soluzione è quello che viene nella disillusione, nel disappointment, come si dice? Delusione. Delusione. Non disillusione solo, ma delusione. Ed è questa alla fine. E voi dovete trovare, perché non prima invece di poi? Perché non adesso? Capi che l'unica soluzione che voi cercate è dentro di voi. E Krishna ci ha dato la soluzione, Gesù anche. Però Krishna ha detto molto chiaramente che tu devi lavorare, tu devi agire, non puoi soltanto rimanere senza azione. Anche un eremita deve essere molto attivo nella mente. E se tu non sei capace ancora di essere così fermo fisicamente, ma mentalmente molto attivo, allora lavori, fai quello che devi fare. Non è cattivo fare niente, non c'è niente nel mondo che in se stesso non bene, dipende sui tuoi atteggiamenti. Tu devi fare tutto per Dio e tu vedrai, sì, questi bambini che hai forse non sono i tuoi, sono i suoi. Loro sono venuti con il loro karma e loro dovevano proseguire quel karma. E se tu, mio padre era molto arrabbiato, triste, tutto, contrario a tutto quello che ho fatto, ma io non potevo fare altro di quello che ho fatto. E mi ricordo qualche volta, perché lui ha avuto un'influenza sulla mia mente, e quando ho detto a Yogananda, a mio guru, qualcosa di mio padre, lui ha detto sempre, non hai un padre. O poi ho detto, scusami, voglio dire il divino padre, o no, il padre terrestre. E devi capire che queste cose terrestri sono importanti nelle loro maniere. Tu devi rispettare i genitori, amare i figli e i genitori e tutti della tua vita, però con l'amore di Dio, con mancanza di attaccamento. C'era un uomo che un suo figlio era morto e la moglie, quando lo ha detto, perché era morto da un serpente, il veleno della serpente, e lui era evidentemente non commosso, e lei ha detto, ma sei duro, perché non senti niente? Lui ha detto, tu non capisci, stanotte ho avuto un sogno, ero un re, avevi sei figli, tutti erano morti,
Allora adesso mi trovo in difficoltà. Se piangere per quei sei figli o questo uno figlio, in questo sogno, tutto il sogno. Quando tu ti svegli di questo, da questa vita, tu vedrai che è stato tutto un sogno, niente importante. Non pensa che niente ti importa veramente. Questi libri che ho scritto, queste comunità che ho fondato, questa musica, niente. Veramente, lui è tutto. E se noi possiamo esprimere un po' della sua gioia, la sua saggezza, questo è un onore. Però è suo, non tuo. Non metterti davanti a quella luce radiante, perché quello è la verità. Quindi ogni volta che tu cerchi di fare qualcosa, sempre chiedi da dentro, chiedi dentro del cuore soprattutto, Dio, cosa vuoi tu da me? E se tu segui quella voce, non puoi sbagliarti mai. Dice nella Bhagavad Gita, sappi questo per certo, che il mio devoto non è mai perso. Se tu dai sempre la precedenza a lui e offri a lui ogni cosa che tu cerchi di fare, che pensi di fare, offri a lui e dà la gloria a lui. Lui è lui che ti ispira. Io ho visto da quando ero giovane e cercato di scrivere, potevo soltanto scrivere pagina 1, capitolo 1, poi niente. Ho scritto la Bhagavad Gita e i commentari, un libro così grande, in meno di 2 mesi. Ma non ero io. Io ho sempre detto a lui, ma dimmi che cosa, poi è venuto da come un flusso. Voi vedrete che tutto va bene con questa mancanza d'attaccamento. Non è che tu diventi apatetica. No, è una gioia vivere così. E tu vedrai un'altra cosa, che non è che qui siamo nel deserto e dobbiamo sul deserto per tanti anni e finalmente arriviamo a un'oasi. No, è sempre più verde, sempre più bello, sempre più gioiosa la vita. Più tu vivi per Dio, più tu troverai che ogni cosa diventa più dolce. I rapporti umani diventano più dolci, tutto diventa più dolce. E poi tu capisci meglio, tu capisci perché e come. E questo, che se posso convincervi di questo, è la realizzazione della mia vita. Altrimenti che ho fatto con 82 anni? Vanno così, non è niente. Io spero di non dover tornare, però mentre che sono qui, sono lieto di fare quello che posso. E grazie a voi tutti che sono la veramente giustificazione per la mia vita. E grazie.